Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi cambiamo posizione, come potete vedere sono in cucina, perché voglio farvi vedere appunto il mio ultimo acquisto, che vi ho fatto vedere ovviamente come si costruisce, no? Quindi molto semplicemente l'orto a LED di Click and Grow, come si costruisce, ma è veramente semplicissimo, anche senza le istruzioni si riesce tranquillamente a fare, perché veramente easy, quindi sono super contenta. Ovviamente personalmente io lo consiglio perché avere un orto in casa, quindi della verdura fresca, e anche tenuto bello pulito, adesso vi faccio vedere, è veramente un sogno, almeno per quanto mi riguarda. E se state pensando se prenderlo o no, super consigliato, ve lo garantisco, non ve ne pentirete, però vi consiglio di aspettare il Black Friday, perché veramente in quel periodo lì risparmierete tantissimo. Io l'ho acquistato per San Valentino perché me l'ha regalato mio marito e aveva circa 20-30 euro di sconto, quindi niente di che. Invece durante il Black Friday arriva fino a 100 euro di sconto. Detto questo, ora vi faccio vedere 10 giorni dopo come siamo messi. Allora, questo è il Click and Grow che io l'ho messo qua perché da questo lato qua io registro, no? E come potete vedere, anzi ve lo faccio proprio vedere vicino, qui ci sono già i primi segni, ok? Poi qua ho piantato il basilico, questo qua dovrebbe essere o il pomodoro o l'insalata, perché non me lo ricordo, ovviamente mi sono dimenticata di scrivere il cartello, però lo vedremo appunto più avanti. E niente, ecco, adesso si è spento perché è arrivato l'ora di appunto spegnersi. Pensavo che arrivasse questo periodo un po' più tardi in modo da riuscire a farvi vedere meglio, però almeno sono riuscita a farvelo vedere. E il fatto che si tenga acceso per 12 ore, 8 ore si spenga, fa tutto in automatica, veramente molto molto intelligente, quindi sono super contenta. E direi che sta procedendo bene, non ho ancora aggiunto acqua, quindi dopo 10 giorni circa è ancora a posto. Quindi niente, vi terrò aggiornati, magari dopo un mesetto, e vediamo come va, sperando che ci sia già qualcosina, non vedo l'ora, e soprattutto di preparare con voi qualche ricetta utilizzando appunto quelle cose che avevo piantato, no? È veramente super emozionante, guardate, sono già emozionata. Comunque, a parte tutto, grazie per aver visto il video fin qui, spero di esservi in qualche modo d'aiuto, e grazie per la compagnia, ci vediamo sul prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!